Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore. Anche oggi la liturgia ci propone la voce di Giovanni e la famosa allegoria della vite e i tralci. Probabilmente Gesù sta passando in mezzo a una vigna, forse fiorita o forse piena di grappoli da raccogliere. Il vino era molto apprezzato, è uno dei frutti biblici in Israele e anche lui lo userà nell'ultima cena. Ed era anche una figura tradizionale della Bibbia, è quella di descrivere il popolo di Israele come la vigna del Signore, una vigna in cui Dio dedica tutto se stesso, curandola, recintandola, piantandovi tralci scelti. Qui Gesù però questa immagine la applica a se stesso. Lui è la vite, lui è il tronco che porta linfa ai tralci. Noi siamo i suoi tralci. È un'immagine molto, molto vivace, molto comprensibile. Se un tralcio sta attaccato alla vite, riceve la linfa e porta frutto. Se un tralcio si stacca da questo tronco, da questa vite, allora il tralcio diventa secco, arido. È molto chiaro. Chi sta attaccato a Gesù, chi cerca la comunione con Cristo, allora porta molto frutto. Molto frutto che cosa vuol dire? Molto frutto di amore, molto frutto di vita, molto frutto di perdono, di servizio. Ecco, la vita cristiana, qui lo capiamo benissimo, non è un insieme di regole, non è neanche solo una dottrina da imparare. È un essere innestati, per usare sempre un'immagine agricola, in Gesù. È un essere in comunione con Lui. La vita cristiana è un incontro. È un incontro, è una relazione con Cristo, con la persona di Cristo, che diventa sempre più il tuo amico, il tuo fratello, il tuo maestro, il tuo padre, la tua madre, la persona che non solo ti accompagna nella vita, ma che ti introduce al senso più vero e profondo della vita, che ti dà una speranza più grande della morte. Ecco, stare con Gesù, vivere con Gesù, o meglio, come dice Giovanni, rimanere in Gesù è quello che garantisce, diciamo così, produce alla nostra vita una fecondità che nessuno di noi da solo sarebbe in grado di portare. Chiediamo a Gesù di rimanere in Lui, uniti sempre a Lui, per far fiorire la vita nostra e dei fratelli.